Credo che possiamo dare inizio a questa giornata nella quale presentiamo in questa cornice prestigiosa il 14° rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano, edizione 2018, e delle esperienze innovative del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente per la qualità dell'ambiente urbano. Prima di tutto un ringraziamento al Senato della Repubblica, alla Presidente del Senato per averci concesso ospitalità in questa sala bellissima, che direi è una cornice prestigiosa che dà ulteriore risalto all'importanza dei temi che andremo a trattare in questa mattinata. Prima di tutto un saluto, un ringraziamento alle autorità, agli ospiti presenti, ai parlamentari che hanno voluto essere qui con noi oggi e che ci seguono, devo dire, con grande attenzione, le attività tecnico-scientifiche dell'Istituto. Un saluto e un ringraziamento alle autorità militari, saluto il generale Cinzia Gagliardi, comandante della regione Lazio del Carabinieri Forestali, e la ringrazio ovviamente per la presenza e colgo anche l'occasione oggi per rivolgere un saluto e un ringraziamento al generale Ricciardi, che era il comandante dell'Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, che col quale abbiamo lavorato insieme per quasi 2 anni e che da dopodomani, se non ricordo male, il generale, mi corregga, lascerà il comando per raggiunti i limiti di età. Quindi lo ringrazio e attraverso il ringraziamento al generale, che poi farò venerdì personalmente, ovviamente il ringraziamento alle forze dell'ordine, all'Arma dei Carabinieri per questo rapporto così stretto e, mi permettetemi di dire, privilegiato anche con l'Istituto e con il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Un saluto ai colleghi dell'SNPA e di ISPRA, in particolare ai direttori generali qui presenti, uno dei quali, Giuseppe Bortone, sarà insieme al nostro direttore generale Alessandro Bratti, saranno i primi relatori, ci presenteranno i dati del rapporto SNPA sulla qualità dell'ambiente urbano e i contenuti del focus su esperienze innovative SNPA per la qualità dell'ambiente urbano. Seguiranno poi gli interventi dei colleghi Maria Carmela Giarratano e Renato Grimaldi, direttori generali del Ministero dell'Ambiente, a cui va il mio ringraziamento per l'attenzione e la presenza qui oggi. Non sono giornate semplici, noi abbiamo il vezzo, l'abitudine di presentare questi rapporti a ridosso di Natale. È un regalo che, diciamo, vogliamo fare alla comunità, ma ci rendiamo conto che diventa impegnativo. Quindi la presenza dei colleghi direttori generali è particolarmente apprezzata, così come più tardi ci raggiungerà anche Massimiliano Atelli, magistrato della Corte dei Conti e presidente del Comitato per lo Sviluppo del Verde Pubblico. Seguirà poi una tavola rotonda che sarà moderata dall'amico giornalista Emanuele Perugini, che ringrazio per la presenza e per l'attenzione, tavola rotonda sull'integrazione tra mobilità attiva e infrastrutture verdi blu per una migliore qualità dell'aria. Ne discuteremo con Giada Maio dell'ANCI, con Silvia Brini, che è la nostra esperta responsabile poi di questo rapporto. Colgo l'occasione per ringraziarla adesso, così come ringrazio tutti i colleghi, e sono veramente tanti, che hanno contribuito di tutto l'SNPA alla realizzazione di questo rapporto, con appunto il generale Gagliardi e con Francesco Iacorossi di Roma Servizi per la Mobilità. Insieme a loro, e rivolgo un saluto particolare a 2 ospiti straniere che oggi porteranno al tavolo la loro esperienza, che sono le signore Elena Belova e Olga Yakimenko del Leontief Center di San Pietroburgo. Thanks a lot for your presence here, very welcome. I'm sure that your speech will be very useful for our work today. E infine, dopo dirò solo 2 parole di introduzione, sono particolarmente contento che questa presentazione in questa sede avvenga alla presenza di un nutrito gruppo di ragazzi e ragazze che saluto con grande simpatia e cordialità,
Abbiamo con noi gli studenti del Liceo Scientifico Statale Plinio Seniore di Roma che hanno realizzato un progetto col Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente di Alternanza Scuola-Lavoro denominato Ambasciatori Junior della Qualità dell'Ambiente Urbano, così come sono anche presenti con noi alcuni studenti dell'Istituto Comprensivo Aldo Moro di Napoli. Credo che al di là dei progetti che sono stati fatti insieme, la presenza dei ragazzi sia per noi veramente un motivo di grande soddisfazione e sia lo stimolo, almeno per me lo è, avendo diciamo un figlio anche della loro età, per lavorare con ancora maggior impegno per la tutela e la difesa dell'ambiente. Bene, brevissime considerazioni per introdurre questa giornata. È sempre da parte mia un piacere ed è sempre un momento di riflessione e di attenzione questa presentazione del rapporto di sistema sulla qualità dell'ambiente urbano, direi per tre motivi fondamentali. Il primo è l'indubbia centralità dei temi che trattiamo, perché sono temi che riguardano la qualità della vita di ciascuno di noi di ogni giorno, sono temi centrali a livello europeo, tanto che stanno occupando ormai da un po' di tempo sempre più spazio e sempre più centralità nelle agende delle istituzioni internazionali e comunitarie. L'Agenzia Europea farà un report dedicato proprio alla sostenibilità urbana come parte del prossimo State and Outlook of European Environment, il cosiddetto SOER 2020. Questo perché per varie ragioni, ma soprattutto perché il progressivo inurbamento della popolazione mondiale non c'è dubbio che generi pressioni sull'ambiente con conseguenti impatti sulla qualità della vita di gran parte della popolazione. Di conseguenza il sistema nazionale che presiedo non può non occuparsi della qualità dell'ambiente urbano. Devo dire che io ho svolto nei 6 anni precedenti la funzione di direttore, quindi ormai sono molte le edizioni a cui ho partecipato, però devo dire che questo lavoro è stato iniziato con coraggio e anche con una certa lungimiranza quasi 15 anni fa, e questo va ovviamente a merito dei colleghi che hanno avuto l'intuizione di quanto fosse importante occuparsi dell'ambiente, della qualità dell'ambiente nelle città, avviando poi intanto un percorso crescente anche di collaborazione. Allora eravamo ancora, diciamo, divisi tra Istituto Nazionale e Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, ora siamo sistema. Oggi è una presentazione di un documento di sistema, e questa sinergia ha contribuito ad avere un quadro sempre più preciso e definito della situazione in un rapporto, in un prodotto che oggi conta oltre 400 indicatori e costituisce senza alcun dubbio il più ricco e sistematico prodotto di informazione ambientale sulle aree urbane presente nel nostro Paese, e che nel 2019 vogliamo rendere ancora più accessibile e fruibile a tutti, perché annuncio sin da ora che sarà disponibile dal prossimo anno in formato linked open data, e questo sapete che consente diciamo una accessibilità e una divulgazione, una fruibilità a destinatari che fino a oggi potevano non essere raggiunti dalle nostre informazioni. La seconda considerazione, che ho già anticipato, riguarda il pieno coinvolgimento di tutto il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente nelle fasi di raccolta, di analisi, di lettura critica dei dati, che fa di questo rapporto il primo prodotto di sistema, un vero e proprio laboratorio concreto di attuazione della legge 132 del 2016, un lavoro importante, un lavoro quotidiano che ha visto all'opera centinaia di colleghi, centinaia di esperti, quindi un lavoro a rete, così come nello spirito della legge, teso di fatto ad assicurare quella omogeneità e quell'efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, compiti questi che ho praticamente citato testualmente dalla legge 132 e che la legge stessa al sistema affida e demanda. Le esperienze innovative che saranno presentate sinteticamente più tardi, perché ovviamente non basta, come intuite, mezza giornata a dare una informativa esauriente di ciò che è stato fatto, quindi daremo contributi sintetici ovviamente, ma dicevo
che le esperienze innovative che accompagnano quest'anno il rapporto sono la testimonianza dell'impegno e anche della lettura dinamica delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, quindi del sistema tutto, nel cercare soluzioni e cercare di dare risposte a temi cruciali, quali la qualità dell'aria, il monitoraggio delle acque, i rifiuti, la mobilità sostenibile, che sono tutti temi strategici che devono essere visti in una chiave di lettura integrata per assicurare lo sviluppo sostenibile del Paese. La terza considerazione generale, e poi cedo la parola ai relatori, riguarda la coralità delle voci rappresentate, istituzioni pubbliche nazionali, altri istituti di ricerca come l'Istat, l'Arma dei Carabinieri, enti territoriali, le università e centri di ricerca, liberi professionisti, espressioni, quindi oltre che delle competenze tecnico-scientifiche che naturalmente sono necessarie per arrivare alla definizione di questi prodotti, anche della molteplicità di soggetti che a vario titolo ogni giorno concorrono a restituire al Paese un pool di informazioni ambientali affidabili e validate e che testimoniano la necessità di approcci trasversali ad un tema complesso qual è quello di cui trattiamo oggi, cioè l'ambiente urbano, che è la risultante di una molteplicità di fattori variabili nel tempo e nello spazio. E io credo proprio nelle nostre città, tanto nelle città capoluogo quanto in quelle medio-piccole, che poi costituiscono la maggior parte delle comunità urbane del nostro Paese, bene, io credo che proprio in tutte le nostre città siano i luoghi dove le politiche ambientali del Paese devono e possono trovare concreta applicazione e riscontro. E come pubbliche amministrazioni abbiamo il compito ed il dovere di fornire delle indicazioni precise, dati certi, informazioni chiare di supporto alle politiche e agli amministratori locali. Temi quali la mobilità sostenibile, come dicevo prima, la qualità dell'aria, le infrastrutture verdi, i rifiuti, tanto per citare un argomento che abbiamo sviscerato la settimana scorsa presentando il rapporto Rifiuti 2018, sono temi strategici su cui occorre incardinare con sempre maggior forza, determinazione e incisività le politiche ambientali e di sostenibilità del Paese. La tavola rotonda che vi ho annunciato prima e che si svolgerà nella seconda parte della mattinata, che sono sicuro sarà anche stimolata nella discussione dal contributo e dalla presenza dei ragazzi che oggi sono con noi, cercherà di approfondire proprio questi temi. E quindi non mi resta che lasciare la parola ai relatori per la presentazione del rapporto, non ho dimenticato di annunciare che questo evento è ripreso in diretta streaming dalla web television di Ispra. Io spero che abbiate chiesto agli insegnanti e ai ragazzi il consenso, perché bravi, anni e anni da direttore hanno diciamo portato, quindi coloro che non volessero essere però ripresi o che non volessero vedere divulgati i propri contributi sono pregati di dirlo ai colleghi che si occupano della segreteria organizzativa. Ovviamente ringrazio tutta la struttura Ispra, SNPA, l'area di comunicazione per l'organizzazione di questo, come di tutti gli eventi a cui quest'anno io e il direttore generale li abbiamo sottoposti, li abbiamo quasi brutalizzati, direi, i colleghi dell'ufficio stampa e comunicazione. E con l'occasione appunto un saluto cordiale, ancora grazie a chi è intervenuto e, visto che siamo nei giorni precedenti il Natale, auguri ovviamente di buone feste a tutti voi e dalle vostre famiglie. Grazie. Sì, ora abbiamo un piccolo video di presentazione, poi subito dopo la parola al direttore generale Bratti, al direttore generale dell'ISPRA Bratti e poi al direttore generale dell'ARPA Emilia Romagna, Giuseppe Bortone.